Ciao bambini, benvenuti in una nuova puntata di Storielle Flesciose. Ciao Piero! Oggi, una grande storia, Cappuccetto Rosso. Cappuccetto Rosso, un classico. Bene, cominciamo il nostro viaggio. C'era una volta una piccola bambina, tutta vestita di rosso. Ciao mamma! La mamma gli diede un piccolo paniere e gli disse: mamma, cosa c'è dentro, mamma? Non c'è niente, lo devi riempire. Cosa? Cara, vai dalla nonna e prendi 10 euro di fumo. Mi piace il fumo! Tieni, vai, prendi questi soldini, vai. Mi raccomando, se incontri il lupo cattivo, il lupo zappo, non comprare fumo da lui, perché è troppo! Sì, mamma! Tra la la! Bambina! Ma tu sei il lupo zappo! Bambina, ti serve il fumo? No, la mamma mi ha detto di non prenderlo da te perché mi fa più soldi! No, bambina, guarda che buono, tocco il fiore! No, ma poi devo prendere il fumo, non erba! Tranquilla, l'erba è molto meglio. No, la mamma mi ha detto di andarla a prendere dalla nonna spaccina. Bambina, vaffanculo. Ok. La nonna. Toc. Nonna, sono io, Cappuccetto Rosso. Sì, vabbè, quanto a pigliare? 10 euro. Vieni. Oh, che bello. I piccioli mandano. Sì, vieni, nonna. Grazie. Ma io così prima di arrivare a casa mi faccio una canna. Allora, la piccola Cappuccetto Rosso cominciò a rullarsi una canna. Ma non aveva l'accendino. Lupo Zappo, mi presteresti l'accendino? Ma neanche morto, stuca. Dai, Zappo, ci facciamo una canna. Offri tu? Sì. D'accordo, allora adesso siamo amici. E fichi cacata.